Noi fra 10 anni saremo 1 miliardo di persone in più. 1 miliardo di persone in più significa che 5 miliardi di persone vivranno nelle città e non più nelle campagne, il 63%. Vivremo molto più a lungo. Oggi la nostra vita è di circa 730.000 ore, sarà di 790.000 ore. Ci saranno 910 milioni di anziani che vivranno più di 65 anni. Sarà molto diverso il concetto di paternità, di maternità, di parentela, perché si potrà avere figli in tanti modi, compreso l'utero in affitto, e così di seguito. E ancora fra una decina d'anni le donne vivranno ancora più degli uomini. Già oggi in Italia, per esempio, le donne vivono 84 anni e gli uomini 78 anni, ma anche in Brasile le donne vivono più a lungo degli uomini. Fra 10 anni il 60% degli studenti universitari, il 60% dei laureati, il 60% dei possessori di un master saranno donne. Molte donne avranno un figlio senza avere un marito, ma sarà impossibile per gli uomini avere un figlio senza avere una moglie. E questa è una differenza enorme. Le donne saranno sicuramente al centro del sistema sociale, con i valori femminili dell'estetica, della soggettività, della emotività, della flessibilità. Beh, oggi è 8 marzo, è la festa della donna, non so se anche in Brasile. Sì, è internazionale, sì. Sì, quindi questa è una buona notizia, diciamo così. E poi cambierà molto la tecnologia. Non solo cambierà l'informatica che galoppa con una grande velocità, ma il nostro secolo sarà segnato sicuramente dalla ingegneria genetica, con cui vinceremo molte malattie, dalla intelligenza artificiale, con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale, dalle nanotecnologie, con cui gli oggetti si relazioneranno tra di loro e con noi, dalle stampanti 3D, con cui costruiremo in casa molti oggetti. I robot saranno dotati di empatia, probabilmente. Quindi c'è una serie di differenze enormi, però anche di problemi enormi. Per esempio, il PIL, il prodotto interno bruto, sicuramente aumenterà, però già oggi 26 persone più ricche hanno la ricchezza di mezza umanità. Quindi c'è un addensamento, man mano che il capitale finanziario prevale sul capitale industriale. Potremmo risolvere i problemi della fame del mondo, ma l'egoismo, è tale che questi problemi non si risolveranno di sicuro. Quindi c'è una serie di problemi che avremo davanti, ma anche una serie di ottime probabilità.